sei tornato, Venom, eh? Venom è tornato in questo caldo estivo per battere il buon Seppi. Mamma, se si sgocciola. Ah, mi vuoi battere? Vediamo, andiamo dentro con il video. Andiamo, let's go. Di notte 7 su 7. Bentornati, come avete detto, anzi visto dall'intro, c'è anche con noi il nostro carissimo sfidante Venom. Venom è qui, Venom è tornato. Let's go, oggi benvenuti nel primissimo episodio della Guess Who Challenge in carriera allenatore. E il primo ospite, la cavia, è lui, signori, il Venom. Sei pronto, sei carico? Zan 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 zan. Io me la sono già studiata, non ho dormito questa notte per allenarmi. Oh, non me l'aspettavo questa lui, pensavo di coglierlo impreparato, invece no. Allora, andiamo un po' a presentare le regole, visto che le sai a memoria anche tu ormai, visto che te lo spiegate, le possiamo dire insieme. Allora, ovviamente l'obiettivo principale è quello di indovinare i calciatori dell'altro sfidante. Ma partiamo dalle origini. Dobbiamo ovviamente giocare in carriera allenatore, quindi sceglieremo, dopo vi farò vedere come, una squadra di Serie B italiana. E da lì, in base ai nostri indovinamenti, chiamiamoli così, se noi riusciremo a indovinare i giocatori del nostro avversario, riusciremo ad ottenere player per il nostro team. Ovviamente non vi spiego troppe cose, le vediamo dopo mentre indoviniamo, così capite pure voi. Anzi, facciamo un indovinamento di prova. Mi scelgo un giocatore, per esempio, italiano, no? Scegliamo un italiano. Va bene. Ovviamente non è nessun giocatore che ho utilizzato nella sfida. Io ho messo gli occhiali della vittoria, te lo dico. Dopo li vedrai quando monterai attenzione, il video. Questa cosa mi ha spiazzato. Dopo li vorrò vedere mentre monto il video. Vai. Allora, signori, io l'ho scelto. Per esempio, io faccio una domanda al Venom, che lui ha in questo momento davanti a lui il suo giocatore, e gli chiedo: Venom, questo giocatore è un centrocampista? Sì. Ecco, ho indovinato il ruolo, però non ho indovinato chiaramente il player. Quindi lui ha un'altra domanda e può farla a me, a questo giocatore che vedete. Io ti chiedo se questo giocatore ha più di 28 anni. Questo giocatore non ha più di 28 anni, quindi ne ha di meno, Venom. Ok. Si va avanti così, ok? Si va molto semplice. Mettiamo caso che lo indovino. Che giocatore era, Venom? Prova a dirlo, hai un tentativo. Non so. Nicolò Barella. No, era Verratti. Era Verratti, ok. Mettiamo caso che io dico: Venom, il tuo giocatore è Verratti? Lui mi dice: sì, il mio giocatore è Verratti. A quel punto lui non può prendersi Verratti, ma io posso prendermi i bastoni per il mio. Lo sapevo, ti giuro che lo sapevo che era bastoni. Te lo giuro, lo volevo dire, al prossimo avrei detto bastoni. Vabbè, parto bene, okay, parto okay, bene. Ok, ottimo, 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 ottimo. Signori, è molto semplice, spero che sia chiaro. Dopo vi facciamo vedere come scegliamo invece la squadra. Iniziamo per iniziare allora la carriera. Adesso si inizia veramente, Venom, preparati, eh. Lui è il mio primo giocatore. Inizia l'ospite, vai pure, inizia l'ospite. Vai pure, tranquillo. Io non ti posso chiedere che ruolo hai, giusto? Devo solo chiederti se è un attaccante o via dicendo? Esatto, okay, sì, esatto, okay. Allora ti chiedo se è un difensore. Il mio giocatore non è un difensore. Ok, ok. Il tuo giocatore ha più di 23 anni? Sì. Ok, grazie Venom. Tocca a te. Aspetta che io mi segno tutto quanto qua, perché questa è una sfida che devo vincere. Prendo un bel foglio. Va bene, allora mi segno anch'io le cose. Ok, allora io mi sono segnato la prima cosa, ovvero che non è un difensore. Allora io provo a continuare a indovinare il ruolo. È un attaccante? Il mio giocatore è un attaccante, okay, bravo. Ok, ok. Il tuo giocatore Venom gioca in difesa? No. Non è un difensore, okay. Eh no. Quindi io ci ho già preso che è un attaccante. Ti chiedo se gioca in Serie A. Il mio giocatore non gioca in Serie A. Il tuo calciatore è per caso un centrocampista? Sì. Ok, ok. Allora, io invece ti chiedo a questo punto: ha giocato in carriera in Premier League? O gioca adesso in Premier Domanda League? Esotica e molto molto cattiva. Sì, il mio giocatore ha giocato in Premier League nella sua carriera. O potrebbe giocarci adesso anche, giusto? Ho detto che ha giocato in Premier League. Ok, ok, ok. Il tuo centrocampista, che ha più di 23 anni, è per caso un giocatore che gioca in Premier League? No. Ok. Allora io ti chiedo, gioca in Liga Spagnola? Il mio giocatore non gioca in Liga Spagnola. Il tuo giocatore, per caso, gioca in Serie A? Sì. Ok. Ti stai avvicinando. Gioca in Bundesliga il tuo? Il mio giocatore non gioca in Bundesliga. Ok. Il tuo giocatore, che gioca in Serie A, più di 23 anni, è un centrocampista. È per caso Milinkovic-Savic? No. Non è Milinkovic-Savic. No, 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 volevo metterlo, poi ho detto no.
Allora io invece ti chiedo, il tuo giocatore ha fatto più di 600 gol in carriera? Sì, il mio giocatore ha fatto più di 600 gol in carriera. Mi sa che al prossimo giro ho indovinato, quindi ti conviene rischiare. Mi sa proprio di sì. Allora a questo punto devo provare a tentativi. Il tuo giocatore è per caso, incrociamo le dita, Paul Pogba? No. E allora il tuo giocatore è Cristiano Ronaldo. Esatto, e bravo Venom, bravissimo. Quindi io mi tengo il mio giocatore? Esatto, che era? Me lo puoi dire? Quadrado. Era Juan Cuadrado, cos'è? ED? ED, esatto, sì. Mamma mia. E io perdo Cristiano Ronaldo. Ce ne sono ancora 5. Spero di agganciarne almeno un paio, perché sennò va male. Proseguiamo. Cambiamo i giocatori, signori. Si gira. Ok, Venom, io ce l'ho. Tu ce l'hai? Certo che ce l'ho. Ah, ok. Mi sembra già di vederlo. Partiamo con una domanda classica. Il tuo giocatore è un attaccante, Venom? Sì. È un attaccante. Ok, ok. Il tuo giocatore gioca in Serie A? Il mio giocatore attualmente non gioca in Serie A. Ok. Il tuo giocatore attaccante gioca per caso in Premier League? No. Non gioca in Premier League, ok. Mentre il tuo gioca in Premier League? No, nemmeno il mio. Neanche. Gioca in Premier League. Gioca per caso in Serie A il tuo giocatore, Venom? Sì. Un attaccante della Serie A. Gioca in Ligue 1? Il mio giocatore non gioca in Ligue 1. Ma dai, sto sprecando tutte le domande. Io ci provo. Così? Così, già, sì. Il tuo giocatore è per caso Ciro Immobile? No. Ok. Il tuo giocatore gioca in Liga? No. Ma come no? Niente, gioca in Bundes allora, per forza. Cioè, mi sono bruciato 5 domande. Chi lo sa? Il tuo giocatore ha più di 28 anni? No. Ok. 28 compreso, si intende ovviamente. Qua cambia tutto. No, dai. Mi hai detto più di 28 anni. Vabbè, più di 28 anni non li ha. Non li ha. Massimo ne ha 28, quindi, giusto? Sì, Massimo ne ha 28. Ok. Mannaggia, io invece ti chiedo, io do per scontato che gioca in Bundesliga. Ti chiedo se come è vuoi. Un centrocampista. Il mio giocatore non è un centrocampista. Un attaccante che ha 28 anni, praticamente. Potrebbe, magari ti ha fregato con il mentalismo. Mi hai fregato, è vero. Il tuo giocatore, visto che in Serie A ce ne sono abbastanza, è un argentino? Sì. E qui cambia tutto. Il tuo giocatore è Sadio Mané? No, il mio giocatore non è Sadio Mané. Ci ho dovuto provare perché adesso la indovini. Dici? Sì. Secondo me no, stai bleffando, però ci provo. È l'argentino, Serie A, attaccante, non è che... Non so, magari bleffi. Vai. Il tuo giocatore è per caso El Toro Lautaro Martinez? No. Vedi? Attenzione, vedi? Ho ancora... Allora, mi hai detto... Hai bleffato. No, mi hai detto no centrocampista, no Sadio Mané, che gioca in Bundes di forte. Alfonso Davis? No, il mio giocatore non è Alfonso Davis. Ma chi è 28 anni argentino? Ma chi? Ma magari non ha 28 anni. Ah, è vero. Ne ha poi meno... attaccante magari non è una prima punta. Esatto. Ne ha meno di 29. Il tuo giocatore... mi viene in mente lui. È per caso Nico Gonzalez della Fiorentina? No. Prova a chiederti se è un attaccante. Il mio giocatore non è un attaccante. Ok, ce l'ho, alla prossima te lo indovino. Argentino attaccante. Fammi pensare. La mossa hai fatto. La mossa. Il tuo giocatore è per caso Paolo Dybala? Eh sì. Ah, perché hai messo la T? Messo la T. Prima di dirmi il tuo, era Neuer, vero? Era Neuer, sì. L'avrei preso al prossimo turno. Ai, meno male, 1-1. Io mi salvo Neuer, te perdi Dybala, ma ti sei preso prima Cuadrado, va bene. Non ci ho pensato a Neuer, era ovvio che mettessi un portiere, era ovvio. Sì, mi serva, meno male che mi sono salvato il portiere. Ma l'avrei detto al prossimo, infatti ho detto, ma perché non dice Dybala? Cioè, ero contento, però. Vabbè. Dai, mettiamo il terzo. Signor Venom, tocca a lei. Io ti chiedo subito se è un attaccante. Il mio giocatore non è un attaccante. Ok. Il tuo giocatore è per caso un difensore? No. Non è un difensore, ok. Io ti chiedo se è un centrocampista. Il mio giocatore non è un centrocampista. Ok, quindi è un difensore. Il tuo giocatore è un portiere? No. Urca, brivido. Il tuo giocatore gioca in Serie A? Il mio giocatore gioca in Serie A, sì. Il tuo giocatore è per caso un attaccante? Sì. Ok. Il tuo giocatore ha vinto lo scudetto negli ultimi 3 anni? Domanda molto esotica e ti rispondo sì. Negli ultimi 3 anni il mio giocatore ha alzato il tricolore. Ok. Ok, un attaccante. Il tuo giocatore è per caso un giocatore che nella sua carriera ha giocato in Premier League? No. Ok. Il tuo giocatore ha dai 24 anni in giù? No.
Il mio giocatore non ha dei 24 anni in giù. Ok. Il tuo giocatore è per caso italiano? No. Il tuo giocatore è inglese? Il mio giocatore sì, è inglese. Ok. Mannaggia, l'hai preso. Ne ho due. Io devo provarci. Allora, io ti chiedo, il tuo giocatore è per caso magari Karim Benzema? No. Il tuo giocatore è Tomori? Il mio giocatore è Tomori. Incredibile. Oh. E sai chi mi prendo in squadra io? Chi ti prendi? La Pulce. No, ti eri messo Messi. Eh sì, l'ho rischiata. Oddio, Messi, Dybala, Quadrado. Wow. Per ora sì. Dybala l'hai perso. Wow. Ok. Io ho perso Tomori e si va avanti con il prossimo. Signor Venom, tocca a me questa volta. Okay. Io inizio con una domanda molto esotica. Il suo giocatore è per caso italiano? No. Ok, me lo segno allora. Io ti chiedo invece, sei un attaccante? No, il mio giocatore non è un attaccante, signor Venom. Ok. Siccome non è italiano, il suo giocatore gioca per caso in mezzo al campo? È un centrocampista? No. Mentre il tuo è un difensore? Eh sì, il mio giocatore è un difensore, signor Venom. Ok. Il tuo giocatore è per caso un portiere? Purtroppo sì. Ai ai ai! Il tuo gioca in Serie A? Il mio giocatore non gioca in Serie A. Buono, mi sa che l'hai già signor preso. Signor Venom, lo sente il brividino? Sì, molto. Sarò senza portiere, mi sa. Non è italiano, è un portiere, quindi le chiedo se il suo giocatore ha giocato in Premier League. Sì, ha giocato in Premier League. Se gioca in Premier? Sì, signor Venom, mio difensore gioca in Premier. Ok. Allora, è stato in Premier League, ma non c'è stato molto. Questo non l'ho mai detto. Quindi, il suo giocatore in questo momento ha più di 88 di overall? Sì. Urca, un player molto forte. Io ti chiedo... se ha vinto la Champions League. In generale? Sì. Il mio calciatore ha alzato una Champions League. E questa tua risposta in generale mi fa pensare che non l'abbia alzata con quella squadra. Il suo giocatore, signor Venom, portiere con più di 88 di overall, che è stato in Premier League, attualmente gioca nella Liga Spagnola? Sì. Ai ai ai, signor Venom. Allora, io sono sicuro che tu stai per indovinare, quindi io proverò il movement finale. Dirò un nome molto esotico. Aiuto. Sto tremando. Ho un 82% di possibilità di indovinarlo. Ma come? Va bene. Varan. Il mio giocatore non è Varan. Ah, niente. Io ci provo perché ha giocato nel Chelsea. Vabbè. Il suo giocatore è Thibaut Courtois? Sì. Meno male. Chi era il tuo? Volevo dire Van Dijk. Era Ruben Dias. Ah, no, non ci pensavo proprio. Meno male. Uff, mi serve un difensore centrale. Ok, buono. Ultimi due. Eh sì, sono gli ultimi due questi. Io ce l'ho, lei ce l'ha? Io ce l'ho e ti chiedo subito, allora sei un attaccante. No, il mio giocatore non è un attaccante, ma me lo indovina sicuramente. Signor Venom, il suo è un difensore? No. Urca, zero difensori ha scelto, signor Venom. Forse, chi lo sa. Il tuo giocatore, se non è un attaccante, un centrocampista? Il mio giocatore è un centrocampista. Ok. Il suo giocatore, a questo punto, è un centrocampista? Sì. Ok. Il tuo gioca in Premier? Il mio giocatore non gioca in Premier. Iniziamo di nuovo il giro dei campionati qua. Anche per me. Il suo giocatore gioca in Serie A? Sì. Il tuo gioca in Serie A? Il mio giocatore gioca in Serie A. Ok. Quindi abbiamo due centrocampisti di Serie A praticamente. Infatti sto pensando che sia lo stesso. Vai. Suo giocatore è per caso argentino? No. Allora io vorrei farti un nome, ma ho paura che se poi lo sbaglio tu usi la contromossa e lo usi contro di me quel nome. Può essere. Ha vinto uno scudetto nella vita? Il mio giocatore ha vinto uno scudetto nella vita. Il suo giocatore, signor Venom, ha più di 28 anni? No. Ok. Ne ha da 27. No, da 28 in giù. Ok. Potresti aver messo un giocatore italiano? Il mio giocatore è italiano. Il suo giocatore, signor Venom, è per caso Federico Chiesa? No. Tuo giocatore è per caso Barella? Il mio giocatore è Barella. Conosco la tua fede nerazzurra. Purtroppo sì. Chi era secondo te il mio? Volevo dire Barella anch'io, ma non volevo... No. Milinkovic. Ok, c'è la Noglu. Ah no, No, l'avevo detto prima. Lo so, infatti prima ho avuto paura, ma meno male non c'era lui sotto. Ok, quindi spero di indovinare almeno l'ultimo e fare 3-3, speriamo. Vediamo. Chi lo sa. Signor Venom, io sono pronto e incomincio con il primo. Io questa volta spero, mi auguro che lei abbia messo un difensore. Sì, ho messo un difensore.
Meno male. Io invece mi auguro che finalmente hai messo un attaccante. È un attaccante, bravo, okay, signor Vero. Okay, okay. Le faccio un po' la domanda che le piace tanto a lei. Il suo difensore, no? Nella sua carriera, in qualsiasi campionato sia stato, ha alzato un campionato, un trofeo di campionato? Sì. Ok, ha vinto uno scudetto in qualsiasi... Esatto. Okay, andiamo. Mentre il tuo attaccante ha meno di 24 anni? No, il mio attaccante ha da 24 anni in su. Il suo difensore campione della nazionale, diciamo, ha per caso militato in Serie A? No, mai. Mai stato in Serie A? No, mai stato in Serie A il mio difensore. Mentre il tuo attaccante che ha più di 24 anni gioca in Premier? Il mio attaccante non gioca in Premier. Il suo difensore campione nazionale che non è mai stato in Serie A gioca per caso in questo momento in Premier League? No. Ai. Mentre il tuo ci gioca in Serie A? Serie A? Serie A. Serie A no, non ci neanche gioco. Non è facile. Il suo giocatore è per caso francese? No. Ok. Mentre il tuo gioca in Ligue 1? Il mio giocatore non gioca in Ligue 1. Ma ogni volta con questi campionati mi spreco le domande io. Vai. Allora, il suo giocatore che non ha mai giocato in Serie A, che non è francese, però è forte, è un campione, difensore, potrebbe essere... Te la rischi così? No, vorrei dire un'altra nazionale. Potrebbe essere... argentino? No. Mannaggia. A me rimane da chiederti Liga Spagnola e Bundesliga. Quindi io ti chiedo Liga Spagnola. Gioca in Liga Spagnola, sì. Oh, finalmente. Se avessi detto l'altro, avresti dato per esclusione, credo. No, perché potrebbero esserci altri campionati, come sappiamo, quindi... Ok, no. Ok. Quindi, il suo difensore, che non è argentino, non è francese, non è in Premier, non tutto è mai stato tutto in Serie A. No. Cioè, è incredibile. Ha più di 28 anni. Ma va, no. È un giovincello, allora. Vediamo. Magari ne ha 26. Io mi sento giovane, 26 anni, sappi. Va bene. Il tuo attaccante con più di 24 anni della Liga Spagnola, per caso, gioca in una squadra con la maglia bianca? Mannaggia queste domande. Vabbè. No, è generica. Sono tante squadre con la maglia bianca. Non c'ha la maglia bianca. Ok. Non c'ha la maglia bianca. La maglia bianca. Ok. Grossi colori bianchi non ce ne sono. Ok. Allora, il suo giocatore mi può dire gentilmente se è perlomeno un brasiliano? Non è un brasiliano. Mannaggia, ragazzi. Io non so più che. Io pensavo fosse Benzema il tuo, ma qua. Se. Che ti devo chiedere io? Ha vinto un mondiale? Urca. No, il mio giocatore non ha vinto un mondiale. Io non so più che chiedere. È disperata quest'ultima. Il giocatore che non è francese, non è argentino, non è brasiliano. Difensore che non è stato in Serie A. L'overall non gliel'ho ancora chiesto, giusto? No. No. Ha più di 87? No. Ok. Il tuo giocatore ha vinto la Champions League in carriera mentre giocava in Spagna? Urca, che domanda. Mentre giocava in Spagna, il mio giocatore non ha vinto. Oh, mamma mia. In realtà ti ho facilitato le cose. Lo so, però... Allora, il suo giocatore non è brasiliano. Meno 87. Chi potrebbe essere? Non troppo alto di overall. Non gioca in Premier. Non è mai stato in Serie A. Non è francese, quindi nemmeno lui. Mannaggia, sto andando per esclusione, te lo giuro. Anch'io. Gioca per caso in Bundesliga? Sì. Oh, ok, almeno quello. La prima volta mi dai un sì. Io sono in difficoltà perché mi hai tagliato fuori tutti i nomi che volevo dire. Ha perso una finale di Champions? Urca, che domanda. Sì, ha perso la finale di Champions League. Ok, mi piace questa cosa. Ho capito in che squadra gioca. Ok. Ok. Quindi devo indovinare per forza. Ho due tentativi dopo. Quindi. Io ho due opzioni. Allora, il tuo giocatore, secondo me sbaglio perché non penso sia lui. Per caso Mats de Ligt? No. Mannaggia, chi è? Il tuo vai. È Alvaro Morata? No, non è Alvaro Morata. Lo so, infatti. Oddio. Pensavo, ma in realtà l'ha vinta la Champions lui, quindi no. Io devo andare a tentativi perché ormai l'ho indovinato, quindi devo andare in tentativi. Il suo è per caso Niklas Schule? No. Ma infatti, ma perché vado sui centrali? Magari è un terzino. Il tuo è Memphis Depay? No, non è Memphis Depay, oddio. Sono in crisi totale. Ma come? No. Oddio. Boh, devo provare i terzi. Perché lui, io ci provo. È per caso Alfonso Davies? Sì. Oddio, non hai messo neanche un centrale. No. Tu mi dici chi era il tuo, sto impazzendo. Era Robert Lewandowski. Ma
Io ero completamente fuori strada. Ha perso, quella finale l'ha persa perché lui era nel Dortmund e poi è andato nel Bayern dopo. Ma io mi sono, ero completamente fuori strada, avevo praticamente escluso il Barcellona totale, mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. 3-3 quindi. Va bene. 3-3, stra equilibrio. Adesso raga, sapete come procede? Ora dobbiamo scegliere una nostra squadra, o meglio, sceglierà la sorte per noi una squadra di Serie B. Guardate come. Signor Venom, ci siamo. Qui c'è la ruota con 10 squadre di Serie B. Ha delle preferenze su una squadra di Serie B da far uscire? L'hai messo il Bari? Ho messo il Bari. Allora voglio il Bari. Vuoi il Bari? Allora io, lei mi dia il via e io parto. 3, 2, 1, via. Vado, sta girando, la ruota sta girando. Oh. Oddio, è uscito il Venezia. Del Veneto. Hanno una bella maglia, hanno una bella maglia. E ora quindi devo andare a metterci i giocatori, giusto? Sì. Ora signori andremo a prendere entrambi il Venezia, inseriremo i giocatori che ci siamo salvati, gli unici che sono rimasti, e proveremo ad andare a giocare un campionato, una sola stagione. Signor Venom, ecco il mio Venezia, il suo ce l'ha davanti? Il mio ce l'ho, è bellissimo. Beh, insomma, allora, che cosa ha tenuto della squadra del Venezia? Io ho fatto un 4-3-3 offensivo, con Cuadrado messo terzino destro, per il resto ho tenuto Zampano, Cepitelli, Risto, beh, Iorone non importa. Wow, esotico. No, io ho lasciato il 5-3-2 normale, non ho voluto variare, con un bello statura dietro con Neuer e Diaz, in mezzo a Carboni e Cepitelli. Là davanti la coppia d'attacco è poi Gianpaolo Lewandowski. Nuova carriera allenatore, Venom, sei pronto? Ok, io ho rimesso gli occhiali che li avevo tutti un attimo. Non posso toglierli. Ecco perché ha perso l'ultimo giocatore. Può essere. Ok, signor Venom, io sono dentro la carriera allenatore, con Neuer che ha la maglietta in mano. Here I am. Ci siamo. Ok, allora, questa è la squadra, perfetto, siamo tutti a posto. Io direi che possiamo partire. Le regole sono semplici in realtà, raga. Beh, chi arriva a più punti vince. In caso di parità punti, chi arriva più alto in classifica vince. In caso di entrambe le parità, cosa molto molto difficile, andremo a controllare i marcatori. Okay. Sei pronto, Venom? Sono pronto. Beh, andiamo fino al primo di gennaio. Vediamo più o meno a metà stagione come siamo messi. Ok, here we go. Ovviamente non si possono fare acquisti, ma questo penso sia. Io sono già nel calendario che va avanti, qua altro che acquisti. Signori, siamo a gennaio. Che cosa andiamo a vedere prima, Venom? Cosa vuole vedere? Mi dica la classifica? Lei, mi dica lei. Beh, facciamo la classifica subito così, togliamoci il dente. Allora, io già ho la freccia in giù. Io ho la freccia in giù, ti dico. Ah, ok. Però sono al primo posto. Io le dico che sono al secondo posto. Io al primo. Vogliamo dirci i punti? No, non te li dico. No, è vero, non glielo dico nemmeno io. Sono secondo, ma gli dico che sono a due punti dal primo. Ok, interessante. Io ti posso dire, se vuoi, che il mio Messi ha fatto 11 gol e 4 assist. Ah, allora le vado subito a dire cosa ha fatto il mio Lewandowski, se proprio la mette su quel piano. Ne avrà fatti di più sicuramente. Lewandowski ne ha fatti 6 assist e... non ci credo. Lewandowski ne ha fatti meno di Poggianpaolo. Spiace, a me Poggianpaolo 7 gol, è gran giocatore. Io ne ho fatti 11. Va bene, andiamo avanti. Ci siamo allora, io simulo fino alla fine, Seppi. Andiamo. Ah sì, io vado fino al 1° maggio, lo dico, festa dei lavoratori. Signor Venom, siamo giunti a fine stagione. Io sono a rischio esonero. Freccia quadratino rosso. Io sono quadratino arancione giù, però non mi sono scesi troppo gli overall in realtà. Sono Neuer. Io vado a vedere la classifica. Questa volta sono primo anch'io, incredibile. Aia, anch'io sono primo. Lei è rimasto primo? Sì. Ok, allora visto che è l'ospite gli darò prima io i punti e poi lei mi dirà i suoi. Dimmi quante ne hai vinte. Allora io ne ho vinte 22. Non commento, vai avanti. Perché? No, vai avanti. Io ne ho pareggiate 15. Tantissime tra l'altro. Mi hai già detto che hai vinto praticamente. Complimenti. Ma fai a pareggiare 15 partite? Io ne ho pareggiate 14. Urca, e quindi hai fatto più sconfitte? Eh sì. Io ho fatto 74 punti. Io ho fatto 81 punti. Let's go. Comunque raga, stra equilibrata, sì, ma io perdo tutte le sfide che... ultimamente, te lo giuro. Tutte le sfide che faccio da tutti gli youtuber le perdo. Ma tutte. Ce l'avevi gli occhialini? Ce l'avevi gli occhialini? Sì, adesso li tolgo, basta, hanno portato sfortuna. Signori, nei giorni precedenti sarà sicuramente uscito una sfida sul suo canale, considerando i tempi di editing. Quindi andate a vedere anche la sua. E nada, vediamo se ha vinto quella, non lo so. Signori, ci vediamo nei prossimi giorni con le nuove sfide. Se volete ancora bene sul suo canale, tanti like, seguitelo su tutti i social, seguitemi su tutti i miei social e ci vediamo nei prossimi giorni. Venom, ciao raga, ci vediamo nei prossimi giorni. Adesso andiamo a registrare il nostro video. Ciao. Andiamo, ciao.